flan di zucchine con salsa al pomodoro. Ingredienti per 6 persone. Per il flan 3 zucchine, 50 g di parmigiano grattugiato, 80 g di latte, 20 g di panna, 6 foglie di basilico, sale e pepe. Per la salsa al pomodoro 2 pomodori maturi sodi, 1 cucchiaio di aceto, 5 cucchiai di olio e sale a piacere. Preparate il flan. Frullate tutti gli ingredienti, suddividete il composto ricavato in 6 stampini di budino spennellati d'olio e cuoceteli a bagnomaria in forno caldo a 140 gradi per 40 minuti. Al termine della cottura ritirate gli stampini, ma potete lasciarli nell'acqua calda e sformarli al momento di servirli a tavola, così facendo si manterranno piacevolmente caldi. Fate la salsa. Sbollentate i pomodori per 2 minuti, scolateli, spelateli, tagliateli in 4 spicchi, privateli dei semi. Metteteli nel frullatore aggiungendo l'aceto e il sale. Frullate per 30 secondi e poi con il frullatore sempre in azione versate olio a filo e spegnete quando il composto avrà una consistenza densa e cremosa. Coprite il fondo di 6 piattini con 2 o 3 cucchiai di salsa al pomodoro e sopra sformate con delicatezza i flan di zucchine. Questo piatto si adatta perfettamente a secondi di pesce, oppure come antipasto. Buon appetito!